arriviamo a questa situazione, ovvero, visto che il meccanismo per cui il diritto d'autore scatta automaticamente con l'intenzione dell'opera, si crea questa situazione per cui la regola è sempre che devo trattare ciò che non ho creato io come se fosse sotto copyright. A meno che ci si possa ritenere sicuri che siano scaduti i termini per il passaggio al pubblico dominio, i famosi 60 anni dalla morte dell'autore, ma poi devono essere, bisogna anche verificare che siano scaduti gli eventuali diritti connessi. Quindi quando sono scaduti tutti i diritti, allora l'opera diventa di pubblico dominio. Io ho messo come singolo la C cancellata, barrata, perché diventa di pubblico dominio. Per fortuna però la situazione non è così rigida, questa è la regola, però l'eccezione è che ci siano delle aree, io direi aree franche, in cui ci possiamo muovere senza dover ogni volta chiedere il permesso. Okay. E i casi sono due: o perché la libertà di utilizzo è stata stabilita dalla legge, ci sono alcuni articoli che ce lo dicono, oppure perché è stato lo stesso titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera dal diritto d'autore. Ecco, le proprio, vedete il simbolino che ho messo sotto, sono le CC, le Creative Commons, che è l'obiettivo finale della nostra, del nostro seminario.